Oggi commemoriamo i 43 minatori morti nella tragedia del 4 maggio del 54. Sarà anche l'occasione per ricordare i tanti morti che ancora oggi ci sono sul lavoro. I dati ci dicono che nel 2018 c'è stato un aumento del numero delle morti. E anche un insieme di iniziative per dare nuovo impulso al recupero della memoria, perché siamo convinti che soltanto dalla valorizzazione della memoria si possa costruire una comunità sempre più forte, coesa e accogliente. Bisogna ricordare che il miracolo economico cosiddetto è stato costruito in Italia con il sacrificio dei lavoratori. In queste zone il sacrificio è arrivato fino al punto estremo, fino alla morte. Profitto brutale, in modo esclusivo, ha dominato per tanto tempo, finché non sono state lotte, conquiste, lo statuto dei lavoratori e poi anche le leggi sulla sicurezza nel mondo del lavoro. Oggi siamo in una situazione diversa, nella quale però i problemi si ripresentano. Il numero dei morti sui luoghi di lavoro è aumentato anche quest'anno. Siamo di fronte a situazioni in cui il lavoro è svalorizzato troppo, è precario, spesso è mal pagato, di nuovo è tornato ad essere insicuro. Quindi io davvero penso che i lavoratori devono unirsi e devono, come già accaduto in altri periodi della storia del Paese, far valere le loro ragioni. E le istituzioni essere al loro fianco, capire, comprendere, fare il possibile. Io sono qui per questo, anche particolarmente emozionato. Sono arrivato presto, alcuni mi hanno raccontato la vicenda. Avevano parenti giovanissimi, condizioni di lavoro nelle miniere a 260 metri, come accade nel pozzo Gomorra, dove morirono 43 persone, erano insopportabili, erano invivibili e oltre a questo non si adottarono i provvedimenti di sicurezza che potevano e dovevano essere adottati.